Apre i battenti la 22ª edizione della BMT, Borsa Mediterranea del Turismo. A breve sentiremo le voci degli attori e degli autori di questo importantissimo evento internazionale. Seguite il servizio. 21ª edizione della BMT Napoli, siamo in compagnia del presidente Ada Campania Bussetti. Presidente, i numeri previsti e preventivabili per la prossima stagione? Per la prossima stagione quest'anno siamo sicuramente in un anno che sta consolidando quello che abbiamo visto anche nel 2017. I numeri sono positivi, la città continua a crescere, il 2019 possa andare sulla stessa linea, nel 2020 c'è un'incognita. Credo che abbiamo raggiunto un ottimo risultato, ma bisogna adesso lavorare su quello che sono le infrastrutture e quello che la città offre nella sua globalità per poter mantenere questo flusso. In questo momento all'ingresso del Borsino, dove vedete è veramente affollatissimo, Napoli si conferma città capitale per il turismo, ma soprattutto per il turismo di lunga permanenza, non più il mordi e fuggi, ma il Borsino ci conferma che il nuovo business per la regione potrebbe sicuramente essere questo. Quindi un rilancio importante del turismo, nuove energie, nuove sinergie, ma soprattutto nuove risorse. Assessore al turismo della Regione Campania, assessore, cosa è cambiata dagli stati generali del turismo ad oggi? Quanti passi sono stati fatti? Beh, guardi, io penso che è evidente che il turismo in Campania cresce non solo per la congiuntura internazionale, ma anche per le azioni che abbiamo messo in campo. Una centralità, trasversalità, si lavora su un'integrazione territoriale, i grandi attrattori che danno forza alle aree interne. Stiamo mettendo in campo, abbiamo già messo in campo anche una grande azione di promozione della Campania che si presenta nella sua interezza, anche riorganizzando il sistema fieristico. Insomma, io penso che i dati di Banca Italia, che attribuiscono alla Campania un più 12,5%, e del MIBACT, che riconoscono la Campania come la seconda regione in termini di attrazione turistica sul prodotto cultura, penso che questi dati danno ragione alla strategia che abbiamo messo in campo. Possiamo dire praticamente i tempi brutti, il brutto è passato, Napoli da un po' di anni segna dei trend importanti in positivo. Assolutamente sì, Napoli oramai è diventata una capitale importantissima per il turismo, ma un riferimento per il centro-sud intero. Noi ci sentiamo artefici di questo sviluppo a Napoli, perché sono 22 anni che portiamo il mondo del turismo qui. Che viene fuori dall'ultimo censimento in Italia, Napoli è la città che per cultura e turismo più cresce negli ultimi 2 anni, quindi questi sono dati oggettivi, frutto non del caso ma di un grande lavoro ovviamente dell'amministrazione, degli operatori, dei napoletani e di tante altre persone. Noi sappiamo che questo è l'inizio di un lungo viaggio e queste iniziative servono per far conoscere sempre di più Napoli e le opportunità che questa città offre. Presidente, Napoli ha bisogno di fare ancora un salto di qualità, se sì quale? Sicuramente deve meglio attrezzare la città in termini di miglior modello di sviluppo in chiave turistica. Le funzioni urbane, le infrastrutture, la sicurezza sicuramente sono dei target non ancora raccolti, non ancora raggiunti, però sicuramente c'è un'inversione di tendenza, c'è un miglioramento di traffico turistico dove la città non è più stopover per andare alle isole in costiera e nelle altre bellissime zone, ma vive di un suo turismo autonomo, ricchissimo di storia, di cultura, di
ogni ben di Dio in chiave diciamo di appeal turistico. Credo che tutti insieme gli imprenditori stanno facendo abbondantemente la loro parte, credo che probabilmente anche le istituzioni devono migliorare il loro target e a questo punto credo che saremo su livelli ottimali, ma siamo sulla buona strada. Presidente, quali sono i numeri di questa stagione? Sono eccezionali per questa città che finalmente vive di cultura per merito del ministro ex Franceschini, quindi dobbiamo dare un merito non solo alle istituzioni ma anche stesso all'uomo Franceschini, che ci ha fatto un bel regalo a tutti noi che viviamo di turismo.